Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati qui su Xena Crew HD. Siamo qua su GTA 5 con metà della Xena Crew, Fabri Genova, Burbero e Robby Willy, in attesa che arrivi anche It's Gaur, detto Zio Sgaunz nella malavita. Qua stiamo per incominciare un evento creato da me, Last Stand in Your Face, l'ultima mano sulla vostra fottutissima faccia. E ora qua voleranno schiaffi, calci e pugni. Stavo per dire una troiata. Schiaffi, calci e pugni, niente armi qui ragazzi, c'è solo botte rissa che te ne manganelli, niente bombette, niente armi. Come vedete, appena inizierà l'evento voleranno schiaffi a nastro. Tanto qua vedete il mio giocatore, scommetto anche dei mille dollarozza su di me. Poi vediamo questa faccia di cazzo di Burbero e Robby Willy con sto pizzetto che non si taglia la barba dal 15-18. Gli hanno confiscato le lamette in galera qua su GTA. Ragazzi, si sta per partire. Non siamo in molti, siamo in 6, 5, quanti siamo. Però vedete veramente che ci sarà una mano in faccia anche su di voi. Ecco, stranamente Fabri Genova parte sul suo fottutissimo spawn di merda, perché quando ho creato questo... questo evento, l'unico problema che avevo erano il respawn, boom boom, e cado per terra subito prima di iniziare. Qua c'è Robby Willy, a schiavi, ne ho preso schiaffeggiato da Robby Willy. Arrivano tutti, boom boom, è arrivato qui anche Petro Della Fuente che mi sminchia con tre pugni. E Robby Willy cerca di massacrarlo e di vendetta, vedete? Botte rissa, che te ne manganelli. E vi dicevo, comunque... l'unico problema è che ho dovuto fare dei respawn selvaggi, perché mi chiedeva 40 respawn, ma in un'area così piccola mi veniva veramente difficile cercare di metterli in posti non troppo imboscati. Però oh, qua c'è subito Rissa e parte sul primo boom. Ma da sdomo Robby Willy viene preso a calci nell'uccello e a pugni in bocca, vai giù. E va giù anche Robby Willy, viene schiaffeggiato dalla potenza e la prepotenza di Fabri Genova. Andiamo in cerca di qualcun altro. Sono in testa, incredibile, dopo che sono morto. Vediamo, non c'è nessuno, incredibile. Sta dando tutti alla macchia. Non vede nessuno, vediamo. Eccoli lì, lì c'è la rissa. Corri, corri Forest, che li prendi. Ah, guardate, vieni qua su Robby Willy, gli arriva un cazzotto dietro la schiena. Ma Pedro, stende Robby Willy e io... cercherò di difenderlo. Ma nel frattempo arriva Burbe che mi sganascia con un pugno in bocca. Come vedete, nella Xena Crew non c'è gerarchie. Le botte sono botte per tutti. No, ecco, vedete, questo è uno dei respawn che ho dovuto mettere bruttissimi. Sei praticamente in fondo al molo, devi risalire le scale perché... l'ho dovuto mettere, ragazzi. Lo so, questo è un voto a sfavore per questa, per questo evento creato, che però ha l'88% di mi piace e credo che di giocatori a GTA ce ne siano parecchi. Quindi chi ci ha giocato ha votato e ha votato con un bel pollicione in su. Vediamo Burbe che infierisce sul cadavere di qualcuno che almeno io vedo che non esiste. Ma intanto arriva Fabri Genova, da Doom, gli dà un pugno in bocca, prova a schivare. Nel frattempo arriva Pedro Della Fuente, si acchiappa un pugno in bocca e Burbero sta in giù. Va giù come una prugna, Burbe. Pedro mi sta schiaffeggiando di troppo. Nel frattempo vediamo Robby Willy che arriva. Arriva con un pugnazzo dietro la schiena con i suoi boots. Vieni qua, ti prendo a pugni. Verdaccia, vai giù. E Robby Willy non si difende e va giù come una prugna cotta. Serie di kill per Fabri. Vieni giù, Burbero di merda. Mi butta giù, bastardo. Ce la fa. Rientriamo velocemente. Vi dicevo, comunque, volevo un attimo descrivervi un po' GTA mentre volano schiaffi e calci, che comunque non è, secondo me, solo un remastered. Hanno aggiunto veramente un sacco di piccole cose che rendono unico questo gioco. Ora non ve le sto a descrivere tutte, ma comunque solo il fatto di avere una grafica migliorata e tante piccole cose, tipo quando si va in macchina in compagnia o da soli, che c'è la musica a boccia, i giocatori che sono dentro la macchina si mettono a ballare, incredibile. Sono quelle piccole cose che ti danno la gioia di giocare a questo gioco. Ecco, boom. E comunque l'unico problema è ora l'entrare e giocare nell'online stesso, perché ancora qualche sbarellio di troppo.
un po' come quelli che c'erano già in PS3, in effetti. Diciamo che più o meno le cose sono rimaste invariate, però vabbè, è migliorato parecchio. Nel frattempo arrivano sgannassone al volo a Burbe. Andiamo, Robby Willy, sta lì a guardare, picchia Pedro della Fuente, picchiamo Pedro in tre, la Sena Cruz si coalizza contro un tipo, però ora volano schiaffi in the box e Robby ne busca. Vedete, Burbe come attacca. E comunque vi dicevo, vabbè, la visuale in prima persona che è fantastica, che oltretutto, anzi, aspettate un attimo, mi sono dimenticato, ma potrei farvi vedere ora così su dei piedi, mentre Robby Willy però mi schiaffeggia pesantemente. Ora vi mostrerò la visuale in prima persona, nel last standing in your face. Vediamo quanti pugni in bocca riceverò. Vediamo lì che c'è della rissa fra Burbe e Robby. Si studiano i due, ma arriva Fabri Genova, ma da Zoom, vedete? Raga, è un trip così, però. Merda, va a finire al tappeto così, con la visuale in prima persona. Questa è una di quelle tante novità che avete sicuramente visto nei video e nei trailer. La visuale in prima persona, vedete, questa qui. Andiamo mentre salto, vedete le maniche. Questa è una cosa veramente spettacolare. Gli interni delle macchine sono fatti veramente. Guarda, sta un po' Burbe, sono con la visuale in prima persona, scusate, ma c'è Burbe che mi dice: oh, coalizziamoci. È andato giù. Però nel frattempo qua c'è Burbe, verrà schiaffeggiato. Oh, guardate, la visuale in prima persona è scioccante. Oh, mica sto prendendo troppe botte. È arrivato Robby Willy anche dietro. Adesso combo, perché mi sminchiano in due. Rientro con i danni quadrupli. Ora, ragazzi, li sminchio. Vi rimetto un attimo la visuale normale, che è un po' difficile abituarsi a questa visuale. Secondo me, chi è abituato a giocare al GTA normale lo sa. Vediamo, danni quadrupli. E qua ora finisce a bugna. Infatti Robby Willy va subito giù come una prugna. E anche il tipo con i danni quadrupli va giù. Comunque vi dicevo, tante sostanziali novità. Tipo ci si può abbassare in macchina mentre si va, mentre si sta guidando. Si abbassa la testa così. C'è scritto che potresti, no, Robby Willy è uscito, che si potrebbe evitare i proiettili. Questo sinceramente non ho ancora avuto modo di testarlo. Neon nelle macchine, molto belli di sera, che regalano effetti luce molto belli. Oh Pedro, vieni qua. Via, hanno messo un sacco di novità che comunque ancora non vi voglio svelare tutte, anche perché chi magari ancora si deve comprare il gioco, si deve comprare il gioco e magari non vuole che si spoilerano queste cose, magari vedrà questo video per sbaglio e non voglio rovinargli la sorpresa. Nel frattempo qua, nel frattempo sto cercando di schiaffeggiare Pedro della Fuente e ce la fa. Burbe a tradimento, ma gli molla una gomitata nel collo e lo butta giù. E ora andiamo in cerca di nuovo di questi pivelli da schiaffeggiare. Comunque ragazzi, se volete entrare nella nostra crew, fatemelo sapere in un commento qua sul video. Abbiamo tantissimi posti disponibili, anzi direi infiniti. E se avete anche qualche idea su che gara creare, se un dead match, non lo so, quello che volete, un evento qualsiasi, una gara in macchina, avete qualche idea, scrivetecelo, magari la possiamo attuare insieme, magari in qualche sessione di gioco giocare insieme, sempre che il gioco per ora ce lo permetta, dato gli sbarelli. Vediamo con un calcio in culo Fabri lo butta giù a Pedro. E tanto qua si sgannassonano, gomitate mancate. Burbe si è sbagliato un pugno nella minchia. Stai giù. E vi dicevo, se avete qualche idea fatecela sapere. Lasciate il solito commento, lasciateci anche un mi piace, che non fa male. Quindi qua vai giù Pedro e noi cercheremo di accontentarvi in qualche modo. Nel frattempo qua cerchiamo di finire questa bella partita, che magari riusciamo anche a vincerla. Siamo 13-10. Peccato che ancora non è popolato di tantissima gente ancora questo GTA Next Gen. Infatti siamo sempre in stanza non più di 7, nonostante le stanze
siano state aperte per ben 30 giocatori, che io ancora sinceramente non ho visto, perché secondo me abbiamo tutti un po' di difficoltà a giocare. Acchiappati sti quattro pugni in bocca e vai giù. Nel frattempo, e comunque niente, 30 giocatori un cazzo. Per ora sono arrivato massimo a penso 16 il primo giorno, quando andava tutto bene, subito nelle prime ore in cui abbiamo comprato il gioco. Poi ora nelle stanze non si riesce più di essere in 7 o 8, e vabbè, ci saranno momenti in cui andrà un po' meglio. Cerchiamo di utilizzare questi ultimi 45 secondi per prendere a pugni. Buttiamolo giù dal molo sto qua. Ma dai giù. Oh, ma guarda te Schwarzenegger qua. Oh, te mi hai rotto il cazzo, burbero di merda. Oh, ma che cazzo dai le gomitate? Oh, ma cosa fai? Mi studi? Oh, ma cosa schivi? Vieni qua. Vieni qua. Pigliati sti pugni in bocca e vai giù nel molo. Vai giù. Vai giù. Infatti. Oh, che sta. È arrivato Fonzi, è arrivato. Oh, butta giù Fonzi. Oh. Butta giù Fonzi. Oh, Fonzarelli, levati. Oh, voglio fare l'ultima kill. No, dacci la gomitata. Figa, ragazzi, scusate, attimi di tensione perché. No, la butta giù Burbe, ma nel frattempo Fabrizio va, continua a sganassarlo nonostante il tempo sia finito. E va giù. E arriva primo. Spettacolo, ragazzi, sta gara è magnifica. L'abbiamo fatta. Oh, $15,000 e 5.500 RP. Comunque, ragazzi, se volete farla, questo è un buon modo per salire di gradi e di livelli, perché ti dà veramente un sacco di punti questo evento che ho creato io. Comunque, ragazzi, la partita è finita. Avete visto questo evento creato qua dalla Zena Crew. Se volete partecipare, chiedermi l'amicizia, fatecelo sapere. I nomi li vedete qua sopra appeso nel video. Fabrigenova e Burbero. Perché così almeno possiamo giocare insieme. Intanto noi, io me ne torno in free mode, ragazzi. Per oggi è tutto su GTA. Ci vediamo alla prossima. Cercheremo di inventarci qualche, come si dice, non mi viene in mente il nome. Vabbè, poi ve lo dico. Ciao a tutti!